Ho acquistato un'auto elettrica, come mi devo preparare? Questa è la domanda che ricevo spesso. Devo modificare l'impianto? Che tipo di wallbox? E l'app per ricaricare alle colonnine? Quale devo utilizzare? Scopriamolo insieme in questo video. Il consiglio che vi do è di non fare assolutamente nulla, ma nulla, finché non avete l'auto a casa. Perché? Perché quando avrete l'auto a casa e comincerete a utilizzare l'auto elettrica, capirete alla perfezione quello che vi serve per voi. Perché non tutti i possessori di auto elettriche avranno le stesse abitudini e gli stessi consumi. Non vi fate impaurire nell'attesa che quando ritirerete la vostra auto sarete a piedi o in difficoltà. No, perché tutte le auto elettriche in dotazione ha una ricarica con una presa asciugo, ma comunque sufficiente per non lasciarvi a piedi. Il caricatore in dotazione dovrebbe comunque essere utilizzato occasionalmente, perché non è adatto per ricariche molto lunghe e continue. Di solito comunque la ricarica domestica è meglio effettuarla tramite una wallbox. Di wallbox ne esistono di svariati modelli, di svariate potenze e con svariate funzioni, che potrebbero essere utili per alcuni e per alcuni no. Quindi vi lascio qui in descrizione un video dove vi spiego nel dettaglio che tipo di wallbox serve per voi e le caratteristiche che vi sono veramente necessarie, perché ci sono wallbox che fanno chissà cosa e poi magari non servono per voi. Un piccolo consiglio che vi posso dare sulle wallbox, comunque non per marca e marca, ma per tipologia. In questo caso, come vedete, la mia qui ha il cavo direttamente sulla wallbox. Questo è molto comodo perché tutte le sere o tutte le mattine non state a riporre il cavo, cioè sganciarlo dalla wallbox e mettere un'auto, e poi la sera riprenderlo dall'auto e rimetterlo alla wallbox, perché magari vi serve il cavo per le ricariche in esterna alle colonnine. Questo è molto utile e molto importante il dettaglio, perché alcune wallbox hanno sia la presa tipo 2 o direttamente il cavo. Questo cosa significa? Che magari la wallbox può costare un po' meno, però poi vi serve o un cavo in più, che il cavo comunque ha un costo di 200-300 euro, oppure dovete avere la scomodità di utilizzare tutte le sere, tutte le mattine, come ho detto prima, l'utilizzo del cavo e dell'auto. Un altro consiglio che vi do sulle wallbox è che sia eventualmente compatibile per un secondo tempo, per una seconda wallbox, magari con un sistema in sharing che comunque comunicano una con l'altra. Per esempio, se un'auto elettrica è collegata a quella wallbox laggiù e una è collegata a questa qui, se un'auto si ferma per la ricarica, può essere programmata che l'altra, sapendo che l'altra si è scollegata, potrebbe aumentare la potenza di ricarica solo su quella. Vi lascio comunque un link di un video in cui avevo fatto, dove spiego il mio sistema di ricarica con due wallbox per due auto elettriche, ok? Questo è molto importante, perché magari adesso acquistate la vostra prima auto elettrica e magari non valutate eventualmente la sostituzione anche della seconda. Ma se poi vi trovate bene e magari dopo un anno, due anni andrete a sostituire anche la seconda o la terza auto termica, sempre con auto elettrica, avrete questo problema. Quindi magari una wallbox che avete acquistato ce l'avete già e la mantenete, e andrete soltanto a acquistare la seconda. Questo state molto attenti, perché comunque le wallbox non è legata all'auto. Ok, quando vendete l'auto la wallbox rimane, quindi è un oggetto, è un investimento che vi rimane a voi per qualsiasi auto elettrica che andrete a acquistare. Ok, quanta potenza avrò bisogno in casa per ricaricare l'auto elettrica? Farete le vostre valutazioni dopo, ben precise, ma comunque vi consiglio di portare almeno a una fornitura di 4,5 kW. Io in quel mio caso ne ho 6, però questa è una valutazione che dovete fare ben voi, perché comunque per passare da potenze diverse di fornitura non è che il costo sia eccessivo. Vi lascio qui in descrizione un video che ho fatto un po' di tempo fa, anche dove spiego quanto potrebbe costare l'aumento di potenza del proprio contatore. Un altro consiglio che vi do: se avete il garage un po' distante dall'abitazione, non è dotato di una rete internet, il consiglio che vi do, come ho fatto io qua, è di magari mentre fate anche lavori di canalizzazione dell'impianto elettrico per una nuova linea, è la valutazione di portare un cavo LAN nella stessa canalizzazione, che con un access point date la possibilità
di avere il box con una linea internet sotto wifi. Perché questo potrebbe essere importante? Primo, perché tutte le auto elettriche e non solo elettriche oggi hanno bisogno di una connessione, hanno anche la loro SIM interna, ma non è detto che nel box to box, specialmente nei sotterranei, abbiano una ricezione ottimale. Nel mio caso, per dire, la Tesla Model 3 può collegarsi in wifi all'access point qua, e quindi è molto più facile scaricare gli aggiornamenti e comunicare con l'app dell'auto, magari io sono da un'altra parte, perché l'auto comunque è connessa alla rete wifi. La rete wifi potrebbe essere utile nello stesso box comunque a interfacciarsi con le wall box. Io in questo caso ne ho due, una qui e una di là per la seconda auto, ma tutte e due non hanno il cavo LAN, quindi si connettono sempre allo stesso access point in modo tale da comandare anche quelle via app. Questa è una valutazione che dovete fare voi, perché se veramente dovete fare una linea elettrica dedicata, nell'occasione passare un cavo LAN è veramente molto economico. Che tipo di app mi serve per ricaricare in esterno la mia auto? Non starò a spiegarvi nel dettaglio come funziona un'app. Vi posso dire che sono di una semplicità incredibile, tutte molto simili, quella color viola, quella color arancione, quella color verde, ma vi posso assicurare che tutte hanno una mappa. Tutti, cliccando sulla mappa nell'icona, troverete il dettaglio della colonnina, troverete il prezzo che il fornitore vi emette per il costo di ricarica, e chiaramente tutte le app hanno bisogno di una registrazione. In fase di registrazione mettete il vostro metodo di pagamento una volta sola, quindi ogni volta che farete una ricarica poi non dovete più emettere codici per il pagamento, quindi è tutto automatizzato. Qui vi spiego un attimino come funziona se invece avete una Tesla. Per ricaricare a un supercharger con una Tesla non avete bisogno di app, la Tesla ha già nel proprio software i vostri dati e il vostro metodo di pagamento. Vi basterà al supercharger connettere la vostra auto alla stazione di ricarica e la ricarica si avvia. Chiaramente il supercharger ci può accedere solo autovetture Tesla, ok? Non ci possono ricaricare altre autovetture. Ma comunque con Tesla possiamo ricaricare dove tutti ricaricano alle colonnine classiche che troviamo. Io vi elenco qui un po' di app che sono necessarie, in modo tale che magari mentre aspettate l'auto le potete comunque scaricare. La prima è NextCharge, Duferco Mobility, Juice Pass di NX e tante altre, ma potete scaricarle veramente tutte e provarle. Comunque vi posso dire che alla fine ne utilizzerete una per ricaricare, massimo la seconda per visualizzare. L'app più di riferimento comunque in questo caso per visualizzare cosa avete intorno a voi è NextCharge. All'interno di ogni punto della stazione di ricarica è molto carino, perché potete vedere la recensione degli altri automobilisti che hanno fatto ricaricando in quella stazione, positiva o negativa, e addirittura potete trovare anche delle foto degli utenti. Tutte le società che offrono un servizio di ricarica tramite un'app potete comunque farvi rilasciare una tessera. La tessera è molto utile perché nel caso in cui il telefono non prenda davanti alla colonnina potete utilizzare fisicamente la tessera. Ad oggi l'unica che fa pagare la consegna della tessera è NX. Quando attivate per esempio la ricarica con la tessera si attiva anche la notifica dell'app, ma questo poi lo scoprirete usandole, è molto molto semplice. Una cosa che sento spesso: perché non si può pagare alla stazione di ricarica in contanti o con carta di credito? Ragazzi, è la stessa cosa, anzi è molto molto più semplice così. Pensate un attimo, molte app possono avere anche più metodi di pagamento che potete anche scegliere al momento con quale pagare, con carta di credito oppure con PayPal oppure una carta prepagata. Quindi, ma volete mettere la comodità col telefonino che acquistate via, un po' come Amazon, ok? Non c'è bisogno di essere lì, avere i portafogli eccetera eccetera, è molto più semplice così. Vi faccio una breve descrizione di tipologie di colonnine che troverete. Allora, ci sono tre tipi principalmente: le AC, quelle a corrente alternata, che massimo arrivano generalmente a 22 kW. Poi ci sono le FAST, quindi si passa a corrente DC, corrente continua, che si parte da 50 kW di potenza in su. Poi le più potenti ad oggi sono le HPC,
quelle che superano le 100, 150, 200, 250 e addirittura le 350 kW di potenza. La differenza che troverete in queste stazioni di ricarica è che nelle AC, cioè quelle massimo 22 kW, avrete bisogno di un cavo di connessione tra la vostra auto e la colonnina. Questo cavo generalmente è in dotazione nelle auto elettriche, ma non è detto che nella vostra auto nuova ci sia, ok? Mentre nelle 50 kW e nelle DC in su, fino alle 350 kW, le stazioni hanno già il cavo in dotazione, cioè tipo una pompa di benzina. Cioè dovete fare altro che, una volta attivata la ricarica con l'app, di prendere il connettore e inserirlo nell'auto. Non c'è bisogno di un cavo vostro. Ma non voglio crearvi ancora maggior confusione. Vi lascio qui in descrizione un po' di link di video. Per esempio, come ricaricare a un supercharger con Tesla, come ricaricare a una Fast DNX, sono tutti video che ho fatto, e come addirittura prenotare una stazione di ricarica 15 minuti prima che voi arrivate nella stazione. Vi lascio anche quello qui il link. Una cosa molto importante è la ricarica in roaming. Io per esempio su una colonnina DNX posso attivare la ricarica con l'app di Duferco e con il costo di Duferco. Ok, non ho nessun tipo di problema. Chiaramente ogni app avrà nella propria mappa quale colonnine è in roaming. Ok, quindi non è detto che io abbia Duferco Mobility e debba ricaricare solo sulle stazioni di Duferco. Anzi, Duferco Mobility sicuramente sarà in roaming, che ne so, su Ionity o su NX. Quindi io su tutte le Ionity e tutte le stazioni di ricarica di NX posso ricaricare con Duferco e pagare alla tariffa che Duferco mi propone. Ok, questo è in roaming. Vi lascio comunque qui in descrizione un video dove spiego perfettamente cosa significa ricaricare in roaming, che l'ho realizzato poco tempo fa, almeno andate a vederlo e vi è molto più chiaro. Quindi, riassumendo il tutto, non fate assolutamente nulla prima di tirare l'auto, perché molte marche addirittura hanno delle promozioni di abbonamenti che tendono a offrirti in acquisto insieme all'auto. Non fatelo, il consiglio che vi dico io è di non fare assolutamente nulla, perché quell'abbonamento lì potrebbe essere vantaggioso per alcuni utenti che magari fanno molti chilometri o pochi e per altri no. E in fase di acquisto di un'auto elettrica, che magari non avete mai avuto un'auto elettrica, non siete in grado di valutare questo, quindi state fermi, tanto l'offerta che vi potrebbe fare la casa automobilistica la potete sempre fare, non è niente di speciale. Ritirate l'auto, portatela a casa e da quei primi giorni capirete alla perfezione quello che a voi vi serve per il vostro utilizzo della vostra auto. Dopodiché vi organizzate, riflettete un attimo su quanti chilometri fate, dove parcheggiate anche che l'auto sta più ferma. Ci sta anche che sta più ferma nel luogo di lavoro che presso la vostra abitazione, quindi magari vi organizzate dal punto di vista di ricarica vicino all'ufficio. Magari avete un box vicino all'ufficio, avete un'area, avete una ricarica gratuita, avete una ricarica a pagamento molto comoda vicino. Quindi non fate assolutamente nulla, ritirate l'auto e poi valutate tutto dopo. Ho cercato di renderlo più semplice possibile tutto il video, ok? Non sono andato molto nel tecnico, è per questo che vi lascio in descrizione tutti i link dei video più tecnici e dettagliati di ogni singolo argomento e anche tutti i link delle app, eccetera eccetera. Dunque troverete tutto in descrizione. Se volete fare chiaramente una domanda o un parere o avete un dubbio, lasciate un commento qui sotto come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!